Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Ultrasole! Nello scorso episodio abbiamo superato la prova di Chris! Inoltre abbiamo affrontato Guzman! Con, tipo, tanti problemi! E in questo episodio andremo nel percorso 11 e spero di arrivare almeno fino alla centrale elettrica. Allora, tu, mia cara, dovresti curarci se non erro, quindi doveste averne bisogno, lei dovrebbe curarvi. Ora, dico subito che se sentite qualche rumore strano è perché Diana è nella scrivania. Sulla scrivania, però in realtà è dentro, è una cosa un po' complessa. Prima ero un nuotatore, adesso sono diventato un montanaro capace di nuotare. Anche certi Pokémon acquisiscono nuovi tipi grazie all'evoluzione. Lo sappiamo già, caro, lo sappiamo già. Rotò, hai visto quanti allenatori ci sono? È il buon momento per fare due soldini. Davvero? Beh, grazie. Mi ha dato il potere... moneta muleto? Non lo so. Ho sottoposto i miei Pokémon ad un allenamento infallibile. Secondo me, l'allenamento migliore è l'esperienza diretta. Fratelli sportivi Nella e Albert. Va bene, nel frattempo vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace o uno mi piace, insomma, le solite cose. Allora, devo ancora vedere i responsi per quanto riguarda il nome di Tyr, che per adesso resterà quello. Nel frattempo Nitro carica e Leucothea, qui sei un po' nei guai. Forse con vento gelato riesci a fare qualcosa, almeno spero. Comunque controlliamo. Ovviamente Whimsicott evita l'attacco, però almeno colpisco Lilligant. Freeze! Wow, ho fatto comunque un bel po'. Eleganza! Quindi un attimo, si sono aumentati la velocità, gliel'ho ridotta e l'hanno riaumentata. Vabbò, Nitro Charge! Addio Lilligant. Che bello finalmente avere una mossa stab su Sans, eh? Comunque, non dovrei usare tanto Leucothea, è già al 35, mamma mia. Però ho bisogno di allenamento, non posso togliere per nessuna ragione al mondo i miei strumenti curativi. Strumenti curativi? No, fermi, il condividi esperienza, ecco. Quindi ora come ora dobbiamo reggere, tra virgolette, quasi senza Leucothea, perché livello troppo alto. Però... sì, non posso non allenare gli altri Pokémon, quindi o deposito Leucothea, cosa che non voglio fare, oppure no. Comunque, attacco 112? No, 132, wow! Lycanroc intanto non ci interessa e sale di livello. Allora, se non ricordo male, in questo percorso ci sono parecchi strumenti, quindi state attenti. E, già che ci sto, cambio Pokémon, mandiamo Tyr... proviamoci con Lerage e magari anche Seltas. Comunque, non ricordo invece i Pokémon selvatici che si trovano qua. Intanto qui c'è una MT e a quanto pare non si cammina qui perché c'è un cespuglio alto mezzo centimetro. Vai, Tyr! Adesso i Trambic non mi spaventano, quindi possiamo anche fare fuga. Ora, che che MT potrebbe esserci in mezzo a quei bambù? E ora che ci penso? Oh, corpo chiaro. Posso per favore scappare? Oh, grazie mille. Perché tra tutti i Pokémon che ho, sempre quando incontro Pokémon veloci, li ho per primi? Vabbè, comunque, qui c'è Vortex Palla. Allora, avete un Pokémon lento? Prego, Vortex Palla sarà la vostra migliore amica. A me però non serve, quindi... ora, tu! Pare che anche a Kalos ci siano Pokémon che tengono in bocca foglie di piante che crescono da Alola. Ah, chissà che sono, eh? Pancham, ovviamente. Io e Dedè ne facciamo sul serio, e tu ne farai le spese. In che senso ne farò le spese, Alexander? Ora vedremo. Comunque, Dedè ne... ah, perfetto, è carinissimo Dedenne, vero? Beh, sì, lo è. Se non ricordo male però non ha statico, quindi la cosa mi aiuta un bel po'. Cozzata Zen, dopo... ah,
Non ha statico, però ha tuononda, ovviamente. Allora, riesce a usare Corsata Zen, perfetto. Quanto faccio? Wow! Tyr, sei forte. Pensavo tu fossi più debole di così. A quanto pare, beh, meglio non sottovalutare i Metang. Metang. È uguale. Corsata Zen. A quanto pare hai solamente tuononda. Comunque, già sapete la tiritera, mi curo con il Poké Relax off camera, perché si fa prima. E che cos'altro abbiamo qui? Abbiamo... What the? Concedimi una lotta. Ok. Maestro, mi sostenga con la sua forza. Ok, credo sia un riferimento dell'anime, dove c'è appunto un Beware che accudisce il Team Rocket. Comunque, vai Tyr! Non dovrei avere problemi, perché lotta normale ho Corsata Zen, quindi vai. Ce la faccio? Oh, Vorticolpo, questo può fare male. Alla faccia! Vai. Devastalo, almeno provaci. Ah, giusto, la difesa aumentata. Allora, siamo nei guai davvero. Vai Lycanroc, mia pedina sacrificale, così almeno riesco a mandare in campo Sans, non lo so. Comunque, Lycanroc, Vorticolpo mi darà problemi. Ok, proviamo ad usarlo, tanto perché ce l'abbiamo in squadra a questo punto, un colpo o due. Rogodenti è super efficace, dai, tanto per... Oddio, non è super efficace, ma potrebbe scottarlo e quindi... Riduttore. Ah, Beware colpisce così forte però. Cuccagna dà più soldi, vero? Dai, perché no? Questa è una mossa evento, tanto per dire, ricordo. Quindi se non avete scaricato questo Lycanroc, non avrete Lycanroc con Cuccagna. Ok. Adesso mandiamo in campo... Dovrebbe reggere anche l'Erage, quindi vai l'Erage. L'Erage? Allora, mia cara zarina, riesci a sconfiggerlo con calcio basso? Sì, sicuramente sì, dai. Calcio basso. In before. No, no, oh, in before. Oh, ouch, 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 ouch. Almeno si butta giù da solo. Ok. Golden Experience. E Tyr sale al 33. Maestro! Maestro, perdono. Certo, maestro. Come dice lei, maestro. Non credo alle mie orecchie. Il maestro riconosce la tua forza e ti ritiene degno di imparare una delle sue mosse. Ti affido un oggetto preziosissimo che racchiude lo spirito del mio maestro. Oh, rivincita. Può essere buona come mossa? È la MT66 rivincita. La potenza di questa mossa raddoppia se si attacca dopo l'avversario. Quindi è per... Esatto, è perfetta da dare a Pokémon più lenti. Esempio, avete un Pokémon, non lo so, Marowak? La impara? Beh no, non la impara, quindi è inutile. Ah, peccato. Ovviamente, vorrei far notare, l'unico Pokémon che impara rivincita della squadra è ovviamente il Pokémon più veloce della squadra. E quindi... Vabbè, nel frattempo mi curo, perché posso curarmi, grazie mille, tornerò qui più spesso, e voglio un attimo controllare che Pokémon selvatici si trovano qua, a parte Trambic, ovviamente. Ah, un altro Ledian? Va bene, allora andiamo avanti, magari tornerò indietro e cercherò i Pokémon di quest'area un'altra volta. Allora, Metang non è così lento. È più veloce di altri Pokémon. Perché non mi fate scappare subito? Devo davvero andare a rubare una palla fumo dai Salazzol? Devo davvero andare a rubare una palla fumo... Oh, bene. Andiamo avanti. E a quanto pare non entriamo più nell'erba alta perché siamo lenti. Tutti i Pokémon di questa regione sono lenti. Tutti. Proviamoci, dai. La forza di volontà smuove mari e monti. Magari in Fable 2. Ma non qui. Comunque, ottimo gioco, Fable. Keigo, che manda in campo?
Hariyama. Ed è un peccato perché prima avevamo Psichico e Psichico faceva tante robe. Mi sa che dovrò reinsegnare Psichico a Tyr, nonostante abbia l'attacco speciale minore dell'attacco fisico, cioè più basso. Wow, fermi, fermi, fermi. Oh no. Oh no. Esatto. Ah, giusto, 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 fermi, fermi. Anche se dice fa cadere il cucchiaio torto, in realtà non cade assolutamente niente, ok? Vi disabilita lo strumento. Questa è una cosa che mi preoccupa, anzi, mi preoccupava davvero tanto tempo fa, ma a quanto pare non fa cadere e perdere lo strumento. Aggiungerei fortunatamente. Addio Hariyama, e devo andare a curarmi un'altra volta. Gioia. Nel frattempo Seltas sale. E anche Pepe. Allora, che strumento c'è qui? Una Velox Ball. Discreta, non essenziale. Ora, tu. Benvenuto, giovane allenatore. Mostrami i tuoi cristalli Z. Oh, riconoscerei quel bagliore dorato ovunque. Bene, apro subito la barriera. Nella prossima prova dovrei affrontare Pokémon di tipo spettro. Buon divertimento. Ok, vediamo un po' cosa c'è qui. C'è un cartello. Insegna del giro delle isole. Nel menu del info premi Y per visualizzare il grafico. Ah, sì, vabbè, grazie. Inutile come consiglio, ma grazie. Ehi, Tonks! Eccoti qui, ti stavo proprio cercando. Ho pensato che se vuoi esplorare Ulaula, il modo migliore è farlo in groppa al mio Mudsdale. È per ringraziarti per quello che hai fatto a Rakala. Qualche passaggio? Lo volevo fare quando ci siamo incontrati a Malie, ma poi ho notato che quanto è carina Lilia. Mi sono distratta e alla fine mi sono scordata. Non è che aspettavo di vederti nei pasticci per correre in tuo aiuto, eh? No! A proposito, tu conosci quelli dell'ultrapattuglia? Beh, sì, li incontro spesso, in effetti. Credo che siano venuti qui per cercare una soluzione a un qualche loro problema spinoso. Beh, se sono nei guai, possono sempre contare sull'aiuto dei Pokémon e degli abitanti di Alola. Bene, per la prossima prova prosegui dritto verso il villaggio Tapu. Buona fortuna per il giro delle isole, faccio il tifo per te. Grazie mille, Happy. Adesso dobbiamo prendere questo, ossia il fuoristrada Mudsdale, che assegno a, beh, sinistra. Quindi, andiamo subito. Ricordo che possiamo camminare su queste rocce solo con Mudsdale, ed è possibile, credo, incontrare dei Pokémon su queste rocce. O forse quello era solo un X e Y. Non ne ho la più pallida idea, quindi non lo so. Allora, qualche allenatore qui nel frattempo. Mamma mia, quanto fa tremare la terra Mudsdale. Forse perché lui è un Pokémon di tipo terra. Allora, in questo percorso ci sono molte... ok. Ci sono molte ramificazioni, quindi state attenti. Tyr e Leraj? Ah, perché no, dai. Allora, contro due ribelli. Gli allenatori da 4 soldi quando perdono danno la colpa ai Pokémon. Che pivelli. Guarda, sono sicuro che adesso, appena perderete, darai la colpa ai tuoi Pokémon. Comunque, Nilla e Piero, duo ribelle, che mandano in campo Pancham e Krokorok. So che è possibile in effetti trovare un Crocodile, non Crocodile, trovare Krokorok qui. Quindi se volete da qualche parte ci dovrebbe essere un Sandile, ok? Quindi se vi serve, prego, prendetelo. Ora, ho tolto breccia per psichico. Ovviamente ci trovo subito un Pancham. Riduttore, dovrebbe fare comunque molti danni. Nel frattempo Leraj usa troppi calcio. Vai. Leraj, smash. E lo devasto completamente. Adoro avere un Pokémon veloce, finalmente. L'ho già detto più e più volte, ma devo ripeterlo. Allora, esperienza. E abbiamo 100 di attacco fisico. Riduttore. Oh, è comunque una mossa molto buona. E tra tutte le mosse proprio Vital Tiro.
Allora, sei un Pokémon... Ah, è vero, non è in parte buio lui. Oh, bene. Allora, calcio basso, basta e avanza. Non voglio usare tropicalcio perché in effetti non dovrebbe avere mangiaerba Pancham. Ma vabbè, non importa. L'ho comunque sconfitto, l'importante è quello. E qualcuno sale? Leucothea sale al 36. L'unica che non deve salire sale di livello, ovviamente. Allora, controlliamo un po'. Questi passaggi li vedremo più tardi. Ora come ora voglio un attimo andare avanti per questa via e affrontare questo... Oddio. Questa giovane speranza. Nella speranza che abbia un Pokémon debole ad acciaio o psico, magari. Michelino. E in effetti ha un bellissimo Kranidos che è debole ad acciaio. Bene. Allora, Kranidos, attacco estremamente alto. Se non ricordo male... tra i Pokémon non leggendari, è uno dei Pokémon che ha l'attacco più alto in assoluto del gioco. O forse anche considerando i leggendari, è uno dei Pokémon più forti in attacco fisico. Comunque è buono, fine. Ferrartigli. E quasi. Tir. Ok, ti ho appena catturato, va bene? Ha senso che tu non sia così forte come... Beh, un Metagross. Però cerca di fare qualcosa di decente. Provaci almeno. Ne devo già solo un'altra? Va bene, usiamone un'altra. Super pozione, vai. Tanto mancano ancora quanti livelli? 12 livelli e si evolve al 45 se non ricordo male. Quindi forse riesco a fare qualcosa. Inoltre, perché avete depotenziato il tipo acciaio? Era il mio tipo ed è ancora preferito. Vabbò, insidia. Ok, mi hai fatto meno danno. Ma evita l'attacco. Ma no, 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 no. Questa è una cosa ingiusta. È davvero ingiusta. Dov'è? Vai, l'Erage. È ingiusta. Lo stavo per colpire. Lo stavo per mandare KO. Sto avendo una sfiga pazzesca negli ultimi episodi. Quindi, guarda, fai pure quel che vuoi. Basta che ti fai mandare giù. Quindi, beccati questo. Tropicalcio. Smash. Addio. Ah. Comunque, cerchiamo di non far salire di livello, come che si chiama, Seltas, perché siamo molto vicini alla centrale elettrica. E vi ho detto già, e spero di non sbagliarmi, che dovrebbero aver cambiato il loco del campo magnetico, quindi si potrebbe evolvere là. Ora, proviamo un attimo a cercare, in effetti, a che livello sei, tanto per controllare... Cioè, so che sei al 35, ma quanto ti manca, intendo? Ti manca... sì, ti manca un bel po'. Comunque, esploreremo anche la centrale elettrica oggi, ma prima... Tu, non mi sfidi? Hai mai sentito parlare della mossa a coda drago? Con un solo colpo fa volare via qualunque avversario. Fenomenale, no? Se vuoi saperne di più, sconfiggi tutti gli allenatori. Bene, perfetto. Oh, surfista. Però prima... Mi conviene curare Tyr. Mi conviene adesso andare al centro Pokémon? No, no, assolutamente no. Dunque, dov'è? Eccolo qua. Abbiamo ancora delle pozioni, a questo punto le spammo. Tanto perché non ci servono più. Ok, perfetto. Ora proviamo la potenza del Tyr. Capita? Anche se non sono un granché come surfista, posso tirarmi su con una bella lotta di Pokémon. Ma sbaglio o dovevo dare l'accento australiano ai surfisti, quindi... Hey, mate! No, 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 non sono in grado di farlo. Comunque, Remoraid contro Metang. Vediamo un po'. Remoraid non ha molte difese in tutte e due le parti, quindi... Cozzata Zen dovrebbe andare bene. È veloce. Questo sì, è molto veloce, ma... Proviamo. Vai. Wow! Brutto colpo, va bene, forse è stato il brutto colpo, forse no. Però l'importante è andare avanti. Sandygast, qua potrei avere difficoltà. Anche perché io non ho ancora una mossa di tipo spettro su Sans. Vai Lerage, tanto comunque l'esperienza si divide, non è che va solamente ai Pokémon che lottano. Anziché, non devo neanche chiedervi il permesso. Penso di fare da solo il
poke... No, no, aspetta, come si chiama? Il poke resort, insomma. Perché così almeno posso... prendere qualche fagiolo. Magari buono. Così nel caso potrei anche pensare di dare fagioli ai miei Pokémon. Così prendono più esperienza. In casi di estrema necessità, ovviamente. Allora, qui cosa c'è a parte erba e Pokémon selvatici da cui non riuscirò a scappare, ovviamente. Oh! Qui c'è un Houndoom. Questo vuol dire che in Pokémon Ultraluna qui è possibile trovare anche Manectric. Sono entrambi degli ottimi Pokémon, ok? Uno fuoco buio, ottimo, davvero davvero ottimo, e l'altro solamente elettro. E se volete usare questi due Pokémon, usateli, sono davvero davvero forti, ok? Soprattutto Manectric, che preferisco tra i due. Ma ho usato entrambi nei miei vecchi let's play, se non erro Leorio, Manectric e Izalith, Houndoom, su Platino mi sembra, sì. Comunque, Tyr. Ora, devo per forza usare Psichico. Quanto faccio con Psichico? Vedi che il danno c'è adesso che è speciale? Però ovviamente, mi fanno danno anche loro. Però contate, siamo dello stesso livello, ok? Fossi stato di tipo 3 livelli sopra mi avrebbe fatto molto meno. Davvero molto meno. E nessun altro sale. Enrica sconfitta. Adesso c'è un bellissimo strumento qui. Un elisir. Potrei fare pubblicità a una certa ditta che produce acqua. Naturale, credo. Ma non lo farò. Non lo farò. Altro Houndoom? No, Graveler Alola. Bene. Vai, Tyr. Comunque abbiamo già quasi finito. Vi ho già detto prima che non... Ah, c'è magnetismo, non posso scappare. Comunque dicevo, vi ho già detto prima che penso di arrivare al punto di ristoro, insomma, e poi di interrompere l'episodio. E dato che farò la centrale elettrica in questo episodio qui, preferisco andare avanti. Ovviamente poi io ho un Pokémon acciaio, incontro un Pokémon con magnetismo. Lycanroc sale, ma non deve salire l'altro, e per l'altro intendo Seltas. Ora, vediamo se effettivamente dov'è Seltas. Seltas, no. Eccoti qua. Quanto manca? Mancano 2000 punti esperienza. Avessi una caramella rara che non ho, potrei dargliela, ma... Oh, nel frattempo ci sono altri scienziati qui. Allora, sai che ti dico? Teniamo bene a mente 1900. 1930, se ho visto bene. Comunque, affrontiamo questi scienziati. Mi aiuti con un esperimento? Vorrei capire se è più importante la precisione o la potenza. Allora, Gaetano. Ehi, mio zio. Comunque, vediamo un po'. Porygon. Mi sa che questi allenatori useranno strumenti. Anzi, dovrebbero usare velocità X, attacco X e compagnia varia. Hai copiato Corpo Funesto? Vuoi per caso disabilitare una delle mie mosse? Disabilita Breccia, allora, che è la più inutile. A quanto pare non usano strumenti, cosa buona anche per me. Allora, vediamo un po', brutto colpo che non serviva. 400, ok? Va bene, memorizzato. Magneton, bene, perfetto. Adoro Magneton. Perché? Perché sono io Magneton, sono Magnetonks. Scintilla, non siamo più in parte terra, quindi... sapete una cosa? Avere un Marowak con parafulmine mi sa che è una cosa più bella di Corpo Funesto in questi casi. Adesso, non farmi rimanere... 3! Se succede una quarta volta mi arrabbio. Scintilla, va bene. Ok, perfetto, beccati questo. Uno solo ne bastava, uno solo. 945, Sans sale anche al 36. Bene, benissimo. E Tyr sale al 34. E non impara nulla. Adesso, manca poco per... non è Sans, è Seltas. Quindi mi conviene un attimo andare subito alla centrale elettrica? Direi di sì.
Anche perché in effetti non so se si evolve nell'erba della centrale elettrica o in altri posti simili. Comunque mancano 1200. Va bene, useremo Seltas per qualche lotta contro i selvatici, credo. Allora, andiamo con... è uguale, Tauros, parti! Eccoci qui, Monte Tepore, centrale elettrica. È qui che dovrebbero adesso evolversi i Pokémon tramite magnetismo. La cosa si può anche controllare, se non erro, perché sicuramente c'è un tizio qui che dirà qualcosa del genere. Comunque, Fabrizio, che manda in campo Electrike. Ah, giusto, abbiamo ancora Sans? Sì, quindi, Imbifor. Troppo, paralizzato, non può agire, paralizzato, non può agire. Ora, colpisci e devasta. A quanto pare verrai colpito tu e tentenna. Ok. Vuoi giocare sporco? Giochiamo sporco. Vai le Rage. Beh, è colpa tua, caro. È davvero colpa tua. Le Rage distrugge Electrike. Morso? Ah, non mi fai troppo. Però questo fa male a te. Tropicare ciò. Bam. Oh, paralisi? No, bene. Benissimo. 300, ok, sto memorizzando. E Electabuzz, resto in campo, sì. Electabuzz. Ancora, Tropical Cho. Attacco rapido, ma ho regalità. Che bello avere questa abilità. Riduco anche l'attacco, dai. Attaccami ancora con Tropical Cho. Perché hai paura? Cioè, non con Tropical Cho, con attacco rapido, non importa. Foglie lama, addio. Adesso, vediamo se Seltas sale oppure no. Le Rage sale al 36. E questo va bene. Ma... nessun altro sale. Ah, dai. Voglio far evolvere Vikavolt. Per favore. Comunque, sei tu che me lo dici? Eccolo qua. Ci sono sempre più Pokémon di tipo elettro. Alcuni non li avevo mai visti prima. Esatto, ci sono dei Charjabug apposta. E qui c'è un Magnemite apposta. Perché c'è questa roccia? L'ho rotto, ho fatto bene? C'è un adesivo del dominante, ne abbiamo 36. Ho fatto più che bene. Ora, quanto manca per Seltas? Manca uno sputo. Ok, usiamo un attimo Seltas per una lotta contro i selvatici. In before, adesso mi esce un Turtunator che può uscire qui. Quindi, beh, mi sa che taglierò queste lotte dopo la prima. Ah, mi è uscito un Mudbray, che è anche peggio di Turtunator, va bene. Proviamo a far salire di livello e far evolvere Seltas. Ah, guardate, l'ho chiamato Turtunator. Vabbè, non importa. Vabbè, parliamone a sto punto. Turtunator, Drago Fuoco, altissima difesa, se non ricordo male. E basta, non serve a nient'altro Turtunator. È un ottimo Pokémon difensivo, ma non ha... No, no, fermi, fermi. Dovrebbe avere altre statistiche alte, ma non ricordo quali sono. E dato che non le so, vuol dire che molto probabilmente Turtunator non è così buono come Pokémon. Ma potrei sbagliarmi, ok? Potrebbe essere magari il miglior Pokémon del gioco. Ma non lo saprò mai perché io all'epoca ho giocato a Luna e non mi sono informato sui Pokémon di Sole. Quindi in effetti non so niente di Turtunator. So che ha un'abilità, o meglio, una mossa, che ha praticamente uno scudo che esplode. Dovrò rivedere le mie cose. Comunque, Sans, cioè Seltas, sale e adesso forse si evolve. Esatto, finalmente. Oh, Seltas si sta evolvendo. Ed eccolo qui, congratulazioni! Seltas si è evoluto in Vikavolto. E dovrebbe imparare Fulmine, perché appena si evolve impara Fulmine. Adesso, guardate l'attacco speciale di questo coso. Di base, come statistica base, ha un attacco speciale di, se non ricordo male, 145, una cosa del genere. Comunque, nella pancia ha un organo che genera elettricità. Accumula energia nelle mandibole per poi rilasciare potenti scariche elettriche.
pesa 45 e non è un caso perché la sua velocità è di 45. Comunque, finalmente impari fulmine, al posto di scintilla. Ora piano, eccolo qua, guardate. 120 in attacco speciale. È il nostro Pokémon speciale più forte per adesso. Tanto per dimostrarvi questa cosa. Comunque, dovrò tornare a fare un po' off camera, ovviamente, il Surf Mantine per insegnare segno raggio a Vikavolt. Quindi, se avete un Magneton, volete farlo evolvere in Magneson, fatelo qui, mi raccomando. Idem per Charjabug. No, Magnemite, non preoccuparti, ti voglio tanto bene, voglio fare una piroetta. Falla anche tu, bravissimo Magnemite. Adoro i Magnemite, sono troppo carini e sono pure forti. Non ho mai giocato davvero tanto con i Pokémon qui. Mi spiace caro, ma devo andare. Ok, vediamo cosa c'è qui dentro. Perché non ricordo nulla di quello che c'è qui dentro. Se non che... Manuel! Salve! Alola! Magma bla 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 bla. E ci dà... una Escaball. Discretamente buona. Oh, adesivo del dominante. Ne abbiamo 37. Ora, chi è che qui fa... Non sembra stare molto bene. Perché, se non ricordo male, sono uno scienziato della centrale geotermica. Ecco qua, perfetto. Insomma, Magnemite, ti ho già detto che se ti ingozzi di elettricità troppo velocemente, provochi un blackout. Oh no, ti abbiamo spaventato? Magnemite è il mio Pokémon, non farci caso. Accetta le mie scuse e questa fantastica MT. Ricordo inoltre che noi abbiamo... com'è che si chiama? Raggio scossa, quindi se volete un'altra mossa elettrica che non sia fulmine, c'è raggio scossa come strumento da trovare, non ricordo dove. Comunque, è questo che è un riferimento a Kalos? Esatto. E questa invece, va bene, lo rileggo. A Kalos si sfrutta l'energia solare che viene raccolta nello spazio e inviata sul nostro pianeta sotto forma di onde elettromagnetiche. Il personale viene supportato nelle operazioni spaziali da un Pokémon chiamato Porygon. Esatto. Questa invece, Kanto. Per un furto di un pezzo macchina. Sappiamo già di che si parla, vero? Comunque, mi interessa poco la dimostrazione scientifica qui. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Ultrasole. Non ora, Rotom. Anzi no, fermi. Non so quanto ci ho messo per fare questo episodio, quindi controllo un attimo. No, direi che abbiamo finito, anche perché nella prossima parte di Pokémon Ultrasole andremo al villaggio Tapu, ma dobbiamo ancora affrontare questo tizio qua e fare anche altre cose. Quindi, sì, non vedo l'ora di usare Vikavolt. See you next time, baby!